titolo dell'evento l'abbiamo studiato e l'avevamo lanciato, ahimè, prima della pandemia. In effetti l'evento doveva essere organizzato a marzo e a seguito di rinvii siamo arrivati finalmente ad oggi. È un tema che era attuale sicuramente prima della pandemia, a maggior ragione credo che la tematica del problema dei crediti e di tutto quello ecosistema che si genera e si genererà intorno ai crediti deteriorati sicuramente sarà quello che a nostro avviso darà un'ipotesi di rilancio veramente anche dal punto di vista economico e sociale, perché non dobbiamo ricordarci che dietro a questi decine di miliardi di crediti deteriorati ci sono imprese, ci sono persone, ci sono asset immobiliari. Basta fare un giro ovunque, in qualsiasi città, periferia, eccetera, vediamo una quantità di asset non finiti, superfici abbandonate, cantieri che sono rimasti a metà, eccetera. Tutto questo può essere veramente messo e rilanciato grazie a un'operazione che viene fatta attraverso il sistema bancario, gli investitori, i service e tutto quello che ruota intorno a questo, diciamo, questa centralità che sostanzialmente sono questi crediti deteriorati, che possono dare vitalità, perché da un credito deteriorato che magari un investitore acquista e su cui vuole valorizzare quell'asset, così si genera tutto un sistema di persone che ruotano, di imprese, di costruttori, di chi comprerà la casa, oppure una nuova rivalutazione di questi asset immobiliari. Per cui noi siamo convinti che all'interno di questo ecosistema ci sarà la possibilità veramente di quello che è un new deal, un rilancio veramente che riguarderà non solo il sistema bancario finanziario, ma veramente la società e l'economia in generale.